Rieccoci insieme con il bianco e rosso TV Sport. C'è già una telefonata in linea. Pronto? Pronto? C'è nessuno? No, non c'è nessuno. Vabbè, aspettiamo ancora qualche istante e poi andiamo alle telefonate. Allora, una curiosità: secondo te Galasso, non sappiamo in quali condizioni sia, ma il Galasso che abbiamo visto a Bari può rendersi utile in qualche modo? Può essere una riserva da Serie A, uno che fa un po' di minuti in Serie A o no? Ma secondo me sì. Ventura ha Sì, detto molti di questi, neanche immaginavo di poter stare in panchina in Serie A, hai sentito, no? però penso e spero si riferisse evidentemente ai più giovani. Insomma, Galasso forse la Serie A l'ha toccata solo di striscio, forse non l'ha nemmeno mai toccata. Però mi sembra un giocatore che una mano la può dare, può essere un'alternativa. Poi è chiaro che dovrà essere il campo a dire se un giocatore è da Serie A o meno. Certo è che lui già ha giocato poco negli ultimi mesi per problemi fisici a Salerno, quindi manca dal campo da mesi e mesi e mesi. L'esperienza mi dice che quando tu non giochi per 6-7 mesi, trovare la condizione diventa un problema. C'è un amico in linea, pronto? Ciao, sono Michele da Bari. Ciao Michele, ciao. Un ascoltatore prima diceva che la forza di questo Bari è proprio il gruppo. In effetti, in virtù di questo, io vorrei che ci fosse un risveglio, ma in difesa dei calciatori da parte della società, nel senso che questa è una cosa che avrei voluto dire già nel post Bari-Milan, Cioè? sentir dire il presidente Mattarrese che il Milan non ha bisogno di favoritismi, non va in difesa di questi ragazzi che si impegnano in campo. Quindi io direi che il presidente Mattarrese debba prendere esempio un po' da tutti i presidenti delle società di calcio di Serie A, che quando c'è qualcosa che non va fanno sentire la propria voce. Invece il nostro presidente non lo sentiamo mai, non lo vediamo mai. Grazie per il tuo intervento, grazie per il tuo intervento. Fra poco l'intervista a Belmonte, però vorrei che facessimo un bollettino medico del Bari per dare anche idea ai nostri telespettatori dei tempi di recupero dei giocatori. Gazzal pare che Lungo, abbia un guaio più serio dello lungo, stiramento, lungo, lungo, giusto? lungo, sì. Lungo, cosa vuol dire? Mesi? Ci vuole, Indefinito sì, almeno, insomma, sì. al momento, prima di un mese è Almiron. difficile capire. Almirón, anche là, brancoliamo nel buio, non sappiamo questi esami che esito daranno, speriamo che non abbia Problemi, problemi, insomma, magari qualche virus forte, perché insomma anche quelle cose ti debilitano, ti fanno perdere allenamenti, poi si perde tempo per tornare in forma, insomma. Salvatore Masiello? Ma lui penso che sia il più vicino, credo, al rientro. Non so se per domenica col Parma, ma penso che al massimo per la trasferta di Catania possa essere tra i disponibili. Rivas? Un mesetto ancora, Riva eh? pare si sia stirato, quindi. Ma poi Riva, se il discorso è sempre quello, ha un fisico molto, molto fragile, credo che abbia anche dei problemi cronici. Insomma, le sue difficoltà mi ricordano un po' l'analisi che fece di lui Conte col suo staff. Insomma, era un giocatore inaffidabile dal punto di vista delle condizioni fisiche. Per oggi potrebbe andare in panchina almeno nella prossima gara o Sì, così ci hanno detto che era praticamente a posto e consentirebbe insomma anche a Belmonte di giocare con più tranquillità, perché poi se a Belmonte fosse capitato un contrattempo, il Bari avrebbe avuto difficoltà anche Castiglio invece? Ma Castillo anche lui ha questa infiammazione, sai, i discorsi infiammatori sono un po' sempre abbastanza aleatori, c'è chi reagisce in una certa maniera, però credo sicuramente che non ce la faccia per il Parma. E quindi insomma. Anche perché questo è il periodo meno ideale per recuperare l'infortunio. L'infortunio ha bisogno di riposo, di caldo, con i campi Quindi insomma, pesanti. io credo che si vada verso una coppia Barreto Caputo con praticamente nessuna alternativa in panchina, se non magari poi qualche giocatore Della della primavera. primavera. C'è un amico in linea, non so, c'è una telefonata 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. La domanda di oggi è: avete notato un reale risveglio da parte del Bari? Prima della Pronto? telefonata? Sì, va, parliamo, dai, via, pronto? Ciao Enzo, Francesco da Bitonto, Ciao Francesco, ciao. tifosissimo del Bari Ti ovviamente. vai a vedere gli allenamenti del Bari allora? Ti giocano a casa tua praticamente, no? Non Si allenano due o tre posso volte? perché lavoro e Va bene, quindi va non bene. è compatibile con i miei Va orari. bene. Niente, volevo dire che ieri ho visto la partita e sinceramente segnali di ripresa non ne vedo. Al Bari mancano i gol. Sul rigore l'anno scorso, quelli di Barreto, che quest'anno non ci sono, oppure gol su azione. Al Bari mancano i gol, non c'è altra soluzione. Con questa squadra e con questi gol a Futs che non ci sono, non andremo da nessuna parte, se non sinceramente in Serie B, Ai ai ai, via. a mio Via. Va malgrado sono disposto a dire questo, bene, va mi bene. dispiace. Grazie, un abbraccio comunque. Ciao. C'è Nicola Belmonte alle nostre spalle, ecco l'intervista che ha rilasciato ieri a Radio Bari.
sì, è un risultato positivo, venendo da 5 sconfitte non può che esserlo. Finalmente abbiamo mosso un po' la classifica e siamo sulla strada giusta. Qualche segnale si era già visto col Milan, anche se abbiamo perso, però siamo sulla strada giusta. Senti, Kutuzov come sta? Ma non l'ho visto perché stava facendo già terapia, perciò non so dirvi, spero bene però. Senti, un pareggio a Verona su un campo difficile, un punto poco, però insomma meglio di niente. Sì, ripeto, veniamo da 5 sconfitte, perciò un punto fa morale ora come ora. Poi sapevamo che il Chievo era una squadra che difendeva benissimo, allo stesso tempo nei contropiedi attaccava benissimo, perciò è un buon risultato. Adesso arriva il Parma però. Sì, arriva il Parma e continuando su questa strada non possiamo che fare bene.